Buon pomeriggio, benvenuti nella CartoChat di Cartomanti Europei. Sono disponibile in questo momento. Mi rendo conto di essere in ritardo di qualche minuto. Ero nel mio piccolo stanzino per effettuare e ultimare un'ultima stesa di carte con una cliente. Vi indico qual è il numero per chiamarci in questo momento, lo 0773 49 35 26 per parlare in diretta a Facebook in questo momento. Vi ripeto come sempre, di consueto, le linee sono sempre libere anche nell'eventualità che mi trovaste a parlare con una o un cliente. Buon pomeriggio, con chi parlo? Buon pomeriggio, Erika. Ciao, sono Sanna. Ciao tesoro. Ti do il Ciao, benvenuto, ciao Tara. grazie, mi fa piacere, grazie. Come Senti, stai? Erika, vabbè, Si sta, abbastanza si bene, sta. abbastanza. Si sta brava, si tira avanti. E tu come stai? Bene, dai, Lì ti abbastanza vedo bene dalla diretta, soddisfatto. qui mi stavo vedendo. Ok, Senti, grazie. Erika, quella situazione sta sempre così, è perché è lui che non si decide a sbloccarsi. Vogliamo vedere un attimo? Sì, cerchiamo di Fai valutare. geloso. Allora, parliamo di. Non so se posso Agostino, fare il nome. Agostino. Ok, no, non mi Sì. permetto perché poi vedi, No, anche se l'altra volta ne figurati. abbiamo parlato. Ok, Sì. allora, lui non è effettivamente distantissimo adesso, dato che mi dici addirittura che fa il geloso. Sì, perché l'altro giorno c'era un amico con il quale stavo scambiando due parole, lo vedi che fece. Si diventa un po' un azzo, dai. Ok. Riesci a capire qualche atteggiamento? Allora, in Sì. questo caso dobbiamo semplicemente andare ad analizzare Agostino nei tuoi confronti, Bravo. anche e soprattutto perché per te è fondamentale capire se è in grado di fare dei gesti. Ho Lo vuole fare, a volte io mi chiedo. capito, va bene. Allora, guarda, Susanna, in questo caso proprio lo devi visualizzare, ma lo si chiede, ma io credo che in questo momento tu ce l'abbia come di Ok. fronte. Sì, lo Quando tengo sei proprio come se pronta, fosse sì, di fronte a me. mi dai lo stop. Stop. Alto, basso, centro. Alto, Erika, grazie. Prego, grazie a te. Grazie per averci chiamato. Oddio, guarda, certamente lui si nasconde perché la carta della luna anticipa qualsiasi suo movimento nei tuoi confronti. Però la carta successiva è la carta della forza, che include un coraggio, un essere, non voglio esagerare, però effettivamente essere maestosi negli atteggiamenti, soprattutto perché c'è la carta del Re di Spade, che in questo caso No. introduce un discorso sul presente, presente imminente, e vado a ultimare la stesura, ecco, facendo riferimento ad un equilibrio ed una stabilità che lui per se stesso, crea in un contesto semplice, nel senso anche lavorativo, ok? Che possa essere frutto di un'ambientazione a lui favorevole, ok? Sì, si permette di fare un gesto palese, uno e più gesti, perché c'è anche successivamente il Re di Spade, che è la carta che l'uomo che combatte per qualche ideale. In questo caso il 7 di coppe corrisponde anche alle emozioni che lui non riesce più a trascurare quelle nei tuoi confronti. Quindi se tutto quello che è al di là del presente, non tanto una situazione proprio oggi, comunque è accattivante nelle carte la presenza dell'arcano della forza, che introduce un discorso sulla volontà e le azioni che lui va a creare nei tuoi confronti. Tanto è vero che si tratta proprio di un percorso sicuramente ad ostacoli, dove però lui va a recuperare tantissimo verso di te. Perché c'è la giustizia, c'è la laboriosità nella parte finale della stesura e il raggiungimento nel 9 di coppe di una stabilità verso di te sentimentale. Ah, quindi ha voglia di costruire qualcosa, di lasciarsi andare, come dico io. Praticamente sì, è arrivato il Ok. momento cruciale nella quale lui si dà. All'inizio non è tutto e subito, però ci sono dei punti effettivamente molto forti che dimostrano che non arriva solo una parte di sé, soprattutto sulla continuità si può dire che lui farà la differenza. Non è un gesto buttato al vento, ecco, è un gesto che segue altri. Ah, ok. Erika, mi hai dato una bella notizia.
tesoro, io sono solo contenta quando si può, insomma. Una bella notizia, ti speriamo che lui metta presto in pratica questo, eh. Ok, io Ok, t'aspetto se vuoi. grazie. Grazie infinite a te. Ciao Buon cara. pomeriggio e grazie, buon lavoro. Altrettanto, ci Ciao, sentiamo tesoro, ciao presto. Erika. Ciao bella, un Ciao, a bacio. prestissimo, ciao, un bacione. Ciao. Vi ricordo il numero per chiamare in diretta Facebook 0773 49 3526. Buon pomeriggio, sono Erika, con chi parlo? Ciao, sono Emanuela. Grazie. Emanuela, benvenuta cara. Dimmi pure in cosa posso esserti d'aiuto. Allora, ti devo fare la domanda oppure ti posso spiegare in 5 secondi? Dimmi pure quello che hai da dire, tranquillamente. Allora, sono sposata da 3 anni, però da un anno a questa parte mio marito comunque è distante, sta sempre tra le nuvole. Spende stipendio e oggi io ho detto che me ne voglio andare da mia mamma, che mi voglio Ok, una allontanare per un situazione po'. molto critica, direi, se decidi di Sì, allontanartene. sì, sì. Vorrei sapere se lui cambia, cioè quando ritorno ha un atteggiamento diverso, ritorna come prima. Ok, ho capito che cosa tu stai per creare, una situazione dove lui possa capire effettivamente cosa sta perdendo, più o meno, Sì, sì. Sì. no? Ok. Allora, Emanuela, i tuoi dati. 090980, segno della Vergine. Sì. Invece lui, 250277, segno di Pesci. Sì, no, questo avendo la data di nascita, insomma, è chiaro fin da subito. Grazie, Emanuela. Allora, Prego. domanda schietta, quindi nel gesto che tu fai, che è molto forte, eh? Cioè, garantisco che comunque sei arrivata a pensare a allontanarti, dunque ne hai Sì, provate di ogni prima di questa. ne ho provate tutte, Se di quest'uomo parlarvi, reagisce di tutto. positivamente, Sì. ok, quando vuoi, concentrata sulla situazione, ma sulla domanda più che altro, Sì. mi dai lo stop. Allora, alto, basso, centro. Top. Centro. Allora, è una dura prova per lui. In realtà, se devo essere schietta con te, il primo impatto nel momento in cui, che poi già l'infarinatura è arrivata a lui, non è che nel momento in cui decidi di andare tu non ne abbia mai parlato. Io vedo il tuo movimento, ma lo fai per amore, cioè il gesto tuo non è perché vuoi essere una donna che se ne infischia di tutto, tu crei questo per far sì che lui possa effettivamente determinare uno stravolgimento anche del suo agire. Ti dicono le carte che nel disagio, perché arrecherai a lui un forte disagio iniziale, non mi permetto di dire che lui fin da subito sarà combattivo e che ti rivorrà in casa subito. Lui prima tocca il fondo, ma lo rasenta in maniera esemplare, facendosi del male, perché comunque le carte dimostrano che c'è una scarsa azione da parte sua. Però Sì. mi permetto di avanzare che è proprio un atteggiamento che le carte anche ti consigliano per arrivare a quello che nella carta del giudizio significa ripresa, risurrezione di qualcosa, quindi il vostro rapporto tocca già adesso. Non possiamo considerare la bellezza di qualcosa che viene vissuto come dovrebbe, no? Un rapporto No, sentimentale. Certo, infatti, tra alti e no. bassi sì, però qui si parla più che altro di bassi e soprattutto di egoismo da parte sua. Lui eccede in questo, pensa esclusivamente a sé. Quindi il tuo gesto, che viene a squalificarsi come un gesto d'amore, ha un primo impatto iniziale come proprio la caduta, cioè lui si riconosce fallito. Però poi c'è uno stravolgimento proprio nel suo agire, nella volontà di riprenderti, che è descritto nella carta del Tre di Bastoni, il Tre di Coppe, che è la carta della effettiva guarigione, il Fante di Spade. È comunque il discorso su una persona che acquisisce un carattere, ok? Non che non abbia personalità, però nell'ultimo periodo è come se non l'avesse, perché gestisce le cose in maniera senza forma. Lascia fare a Sì. te. Quindi il responso delle carte è, anche se si tratta di una forzatura incredibile, ti viene a essere consigliato. Sì, lo puoi fare, sapendo però di preciso che comunque non è facile, non te lo ritrovi sotto casa dopo 2 giorni.
Ho capito, va bene. Sì. Cioè io vedo Va la rinascita benissimo. proprio del rapporto dovuta a questa tua E presa di questo in quanto posizione. tempo? Ecco, allora dal momento in cui decidi tu di fare il passo, passano più di un mese, anche due, dal momento in cui lui si riprende e riesce a ripristinare il rapporto. Però dipende tutto da quando tu inizi proprio a prendi e fare le valigie e te ne vai. Martedì. Siccome è ancora incerta questa data, allora comunque la tempistica vuole essere circoscritta in questa un mese e mezzo, due, più o Ho meno. capito, va bene. Ok. Ti ringrazio, Io ringrazio. gentilissima. Ma di che? Grazie a te che hai partecipato a questa diretta. Ti mando Prego, un bacio, ciao, buona cara. giornata. Ciao, buon pomeriggio a Grazie. te. Vi ricordo il numero per chiamarmi in privato, qualora lo voleste, 0773 49 35 25. Buon pomeriggio, sono Erika, con chi parlo? Ciao Erika, sono Giulia. Come Giulia, ciao cara. Io stai? Bene? bene, te tesoro, dimmi. Insomma, così così, dai, va bene. Niente, volevo sapere se c'è novità. Aspetta che ti sento male, Guarda. cara, non so dove ti trovi. Si sente come se tu fossi in macchina. Giulia, tu mi senti? Credo che Giulia o sia caduta o c'ha la linea. Ah, eccoti, tesoro! No, perché cercavo dalla regia di No, volevo capire. sapere, Erika, se c'era Oh. qualche novità. Ok, ma hai una domanda precisa, perché di novità noi non ne possiamo avere tante, no, No, di certo, tesoro. lo so, sempre per quanto riguarda il mio ex. Sì. Ricordo, io sono gemelli 43 e lui è Sagittario 45. Sì, hai fatto bene a ricordarmi i dati in questo momento Sì, perché altrimenti infatti. insomma si fa una stesura su. Brava. Mi immaginavo perché hai 3.000 persone. Oh, ti ringrazio, no, perché comunque segnati ce li ho, ma a memoria no, non li ricordavo, sono sincera. Certo. Allora, tesoro, beh, visualizzando la sua persona, insomma, la sua immagine, mi dà lo stop alle carte quando sei pronta. Sì. Papa. Alto, basso, centro. Centro. Allora, la sua priorità mi compare nella regina di coppe, dunque la tua immagine esiste nel taglio, la presenza tua nei suoi pensieri. Però in questo caso tu ci fai molto poco coi pensieri tuoi e suoi. La carta successiva, in questo caso 5 di bastoni, fa notare una battaglia. Non è una battaglia fra più persone, è lui che combatte con quelli che sono innumerevoli pensieri. Quindi la sensazione di difetto e la sensazione di dovere viene a essere proprio ben precisamente descritta dalla presenza del 5 di bastoni, che delinea poi, attraverso quella che è la terza carta, in questo caso l'imperatore, si fa riferimento alla sua azione. L'azione difficoltosa, perché 6 di spade introduce comunque un discorso sull'incapacità, perché comunque incapace lo è, però si sforza di esserlo. Poi andiamo a valutare, perché allora, come primo impatto le carte sono positive perché rientri nei suoi pensieri e soprattutto i pensieri che affollano la mente sua gli dicono quello che deve fare, agisce, contrariamente a quello che magari tu puoi immaginare adesso perché sei sfiduciata. Sì. Allora, tutto in un'unica soluzione? No, perché stiamo parlando comunque di una persona insicura, cioè lui scredita se stesso piuttosto che avere un orgoglio spiccato come tanti che magari agiscono spudoratamente. Lui sa di per certo quello che ha sbagliato. Ecco questo passo perché è lento, ma progressivamente si arriva a descriverlo nel re di denari. In questo caso è far riferimento proprio a una persona che ad un certo punto riesce a reagire completamente. Quindi aspettati delle azioni, quindi le novità sì, ci sono. Ci sono delle novità riguardanti il pensiero che diventa effettivamente azione perché c'è l'imperatore. Questo nell'arco temporale di 2 decadi al massimo. 2 decadi. Siamo a cavallo tra la fine e l'inizio del prossimo mese, come Ho tempistica. capito. Ti ringrazio, Erika, Io come ringrazio te sempre. che sei anche abbastanza brava, sintetica, diamo spazio a tutti gli altri. Ti ringrazio tanto. Grazie a te, Grazie, grazie. bella.
A presto, Grazie, un bacio. grazie. Vi ricordo il numero per chiamarci in diretta a Facebook 0773 49 35 26. Buon pomeriggio, sono Erika, con chi parlo? Buon pomeriggio a tutti voi e a tutti i ragazzi della vostra gentilezza. Sono Maria Stonda. Ciao. Ciao, grazie cara, Bella. sei... Beh, Ma... un bacio a tutti voi, perché Grazie. siete straordinari. Grazie infinite. Ascoltami, io ho parlato già con altri colleghi tuoi Sì? e ho avuto riscontro dopo 2 mesi, finalmente. Ok, Adesso bene. volevo sapere come continuava questa cosa, perché ti spiego, dopo 2 mesi di silenzio, cioè bloccata su Messenger, rimossa da Facebook, bloccata su WhatsApp, io ieri incontro questa persona, mi sorride e mi saluta. Io non lo Ok. saluto, non lo so il perché, forse nel vederlo mi sono emozionata, perché è vero, la vita è fatta di emozioni e di sensazioni. Ok, l'hai visto ed effettivamente Sì, l'ho quest'uomo ti ha visto salutata. dopo 2 mesi, quindi Ok. non ci credevo, ecco. Poi l'ho sbloccato io su WhatsApp, gli Ah, ho mandato ok. un messaggio Sì? chiedendogli perdono che non l'avevo salutato, in quanto ho Vabbè, scritto il insomma, hai saluto non si nega a nessuno. dimostrato la Buona tua emozione. giornata, e lui ha scritto anche a te. Adesso da te vorrei sapere se c'è un continuo, anche perché le tue colleghe mi hanno detto che prima o poi succedeva questa cosa e che c'era un continuo, che vedevano l'unione. Va bene, allora facciamo proprio una domanda diretta, Maria Assunta. Dammi i dati di quest'uomo. Allora, lui è acquario e gennaio fa 46 anni. Perfetto. Ricordami i tuoi, così facciamo proprio una Sì, domanda che ti rispondo io sono Maria immediatamente. Assunta e sono aprile, quindi sono Ok. toro. Età? Io 42. Perfetto. Allora, in questo caso devi proprio visualizzarlo perfettamente, sia anche la situazione che si è mostrata a te, questo saluto Guarda, incerto, io sono questo da una parte sblocco, felice, ecco. immagino. Vediamo se c'è una continuità, soprattutto se c'è la Sì, ricerca sì. di lui nei tuoi confronti. Esatto, questo volevo sapere. Quando vuoi, dammi lo stop quando sei pronta. Stop. Alto, basso, centro. Alto. Guarda, la carta del carro mi risponde prontamente rispetto a quello che sta avvenendo. Il carro è la vittoria in assoluto, il successo di quello che in realtà è stato un grave danno per se stesso, ma certamente il dolore l'avete provato entrambi. Sì, questo ne sono Allora, in sicura. questa situazione ti dimostrano le carte che c'è un successo alle porte, soprattutto dettatomi dalla presenza in ultima carta della ruota della fortuna. Questa identifica proprio il punto di arrivo, il grande traguardo che voi riuscirete ad avere, a stringere in mano, quindi è un vero e proprio rapporto. Dire che la situazione sia entro una settimana, 10 giorni, addirittura un mese, dico anche no, perché questo Quindi tu che è lo vedi prima accaduto o praticamente dopo? per quanto riguarda il rapporto fisso c'è tempo, ok? Di qualcosa che Vabbè, questo si me l'ha rende spiegato la pure la mia relazione, amica, sì. ok? Però ti dico effettivamente che le carte rispondono in maniera positiva su quel che ti è accaduto e la conseguenza di quello che ti è accaduto è la sua azione. Quindi aspettatelo a giorni. E quindi è un continuo Ah, divenire. quindi Certamente, tu. Ah. dimmi. Poi io penso anche un'altra cosa, scusami, che lui mi ha sempre spiata, perché Ah, ok. quando lui mi ha visto, ha visto prima i balconi, quindi secondo me in questa stradina dove abito io è passato più di una Guarda, volta. quello che mi dici non è Sì. effettivamente sbagliato come dettaglio, no, che tu hai notato. Siccome nella stesura non ho un punto di riferimento che mi possa far notare, guarda che lui ti ha controllato, lì bisognerebbe fare un riscontro su quello che è accaduto precedentemente. Io adesso mi trovo impossibilitata ad ampliare, impossibilitata, sì, effettivamente, ma non perché non si possa, è perché devo lasciare spazio alle altre chiamate che magari No, adesso ma non io sento. voglio lasciare spazio, poi ti chiamo privatamente come sempre Magari, magari, fatto. perché la situazione comunque le carte ti Comunque ti dimostrano sento essere molto in positiva, rinascita. quindi cioè, io credo che ho finito questa sofferenza.
con lui. hai capito proprio quello che è Sicuramente dall'oggi al l'esito. domani non mi dirà ritorniamo insieme perché qua si devo lavorare molto bene. Ma è anche buono per te, insomma, essere un po' prudenti, Anche non è mai per capire sbagliato. se ne vale la pena a questa età sposarsi o no, perché tutti mi dicono non sposarsi, Eh non beh, quello è una sposarsi. cosa che vedrai nel tempo, assolutamente le carte Però non io hanno visto credo che matrimonio. a giorni mi scriverà, non lo so come Brava. mi devo comportare, se lo devo scrivere io adesso su WhatsApp. Guarda tesoro, praticamente le Sì. carte ti hanno detto che sta per scriverti. Questo è stato l'esito della stesura alla domanda che tu hai sottoposto, insomma, alle Sì. domande stesse. Poi, quando vorrai, magari possiamo concentrarci di più su quello che è un tuo desiderio, il suo. Quando vuoi, se non con me, con i miei colleghi, per me è sempre un piacere. 0773 49 35 25 Sì, ma per io parlare sono una cliente privatamente. fissa, sì, conosco tutti, Ok, va con te bene. non l'avevo Va bene, ancora io fatti. sinceramente non ho ricordo effettivo, quindi era solo per No, con te no. dimostrare. L'ultima domanda è possibile, No, amore, velocemente? ti No, giuro, va non è bene. proprio, non posso. Va bene, Mi va trovi bene. nella cosa che Sono... vorrei, ma non posso. Ci Va sono gli bene, comunque altri. sono uscite cose buone, Sì, vero? abbiamo Ah. proprio visto una cosa positiva. Io ti Va saluto. bene. Grazie Tesoro, a tutti. ciao. Ciao, Ciao, grazie a ciao. te, ciao. Vi ricordo il numero per chiamare in questo momento in diretta Facebook 0773 49 35 26. Buon pomeriggio, sono Erika, con chi parlo? Ciao, sono Roberta. Roberta, benvenuta. Ciao, cara. Ciao, ben trovata. Ci siamo già Grazie. sentiti qualche volta. Sì, Senti, dimmi allora, pure. sono dell'Aquario, Sì? 52 anni. Sì? E lui è di Genova, Capricorno 55. Ok. E allora c'era stato riavvicinamento, però non c'è proprio lo sblocco ancora da parte sua, visto che si era allontanato qualche mese fa. Volevo vedere se in questo periodo vedevi questo sblocco, o quando Ok. lo vedevi, insomma. Il riavvicinamento che tu descrivi è stato da parte tua o comunque la situazione è stata ripresa da lui? E quando lui si è allontanato, praticamente non c'è stato proprio un vero e proprio distacco, perché comunque i messaggi si sono sempre stati quotidianamente, quindi. Adesso quindi c'è il distacco effettivo. No, no, non c'è il distacco, ci sono sempre stati, c'è stato 2 o 3 settimane fa anche un piccolo incontro, Allora però non c'è facciamo. proprio No, lo sblocco. Ok, la domanda che ti facevo è perché non era chiara la situazione, quindi non stiamo Sì, parlando di vale. una persona che è lontana anni luce dall'esserci, è comunque No, una no, no. persona che non si sbottona particolarmente, quindi Perfetto. senti come se non ci fosse nulla di costruito. Ok, Ok, siamo tutte e allora. due Ok, sposate, non siamo libere. hai fatto bene anche a sottolineare questa situazione. Grande. Ok, Ma perfetto. figurati, allora visualizza lui, il suo Sì. Capricorno, Sì. quando vuoi. Mi dai lo stop alle carte. Alto, basso, centro. Beh, la carta degli amanti, la carta degli amanti di certo fa riferimento a quello che lui prova, però la carta che segue è anche una disperazione. Allora, l'amore, perché io qui lo sottolineo assolutamente, quando mi compare questa carta è una carta esplicita, nei tuoi confronti viene vissuto come un'angoscia, in virtù di quello che vorrebbe ma non può. E questo è anche dimostrato da una carta che parla effettivamente non di una persona alla quale piace oziare, facciamo riferimento alle emozioni, dunque al rapporto che vorrebbe con te, ma in virtù di quello che sono le impossibilità, si castiga a dare il minimo indispensabile. Quindi è più che altro una costrizione in virtù di quello che Se lo vorrebbe di più. impone, Sì, se lo impone. però dimostrato da questa carta che è 9 di spade, comunque non è fiero di quello che ti dà. Bene, e il discorso infatti poi aprendo tutta la stesura è di una situazione molto più vicina a rappresentarsi come effettivamente poi le carte lo descrivono, come uomo innamorato. Il 6 di coppe garantisce un periodo più florido, cioè nel senso è la carta della fertilità. Fertilità intesa, attenzione, come dei movimenti, ok, che sono favorevoli a scoprire effettivamente quello che è il rapporto tra di voi. Non c'è un allontanamento. Posso dirti però che qui si trasla un po' nel tempo rispetto a quello che tu chiedi alle carte. Le carte mi dicono sì, c'è uno sbottonarsi rispetto a quello che adesso lui ti dà, ma abbiamo una tempistica da rispettare. Questa angoscia
va oltre la parte iniziale di novembre, ok? Quindi la situazione mi compare particolarmente stabile adesso, fino al momento cruciale in cui si sente anche lui appesantito da quel poco che ti dà. Eremita, la carta della forza, in questo caso il cavaliere di spade, la carta della giustizia, inducono lui ad avere un equilibrio proprio perché si sente in dovere di farlo per se stesso. Quindi la situazione è Capito. muta. C'è una Quindi è una tempistica cosa con le che carte, vuole. è una cosa che desidera. Poi vedi, la sottolineatura al presente rispetto ai suoi sentimenti indicano poi un qualcosa che diviene possibile proprio per questo motivo. Capito. E questo imporsi è dovuto alla situazione? Ok? In che senso? Imporsi di non bloccarsi, diciamo. Sì, perché guarda, in realtà è proprio l'amore di fianco all'angoscia, ma si capisce da questa cosa che lui vive questo sentimento come se fosse castigato a non viverlo completamente. E Dico, non quindi riesce a viverlo proprio per la situazione, siamo entrambi sposati, sì. per questo dico. Dire che vuole di più, ma è impossibilitato a farlo, è la verità. Quindi Sì, la risposta immaginavo, è ce insomma. la fa, ma comunque sempre mantenendosi in un castigo, Sì, cioè per quanto uno possa avere certo. un'esplicita partecipazione, rimane comunque sempre castigato a qualcosa che deve mantenere segreto. Deve Quindi comunque equilibrio mantenere. diverso da quello attuale. Perfetto. Quindi l'amore c'è, almeno quello. Guarda, sì, sinceramente la cosa che mi è apparsa subito, l'ho voluta sottolineare più volte per l'importanza che date, Perfetto, quindi è va oltre i benissimo. gesti. Ok? Perfetto, quindi dobbiamo aspettare un altro pochino, va bene. Sì, si Sì, tratta di un'attesa, dove in realtà lui va comunque benissimo. compare. Ok, io ti ringrazio di averci chiamato, No, cara. ti ringrazio, Spero sei di essere sempre stata abbastanza. gentilissima, Ma ti che? ringrazio. Come no, senz'altro, come Ok, sempre. va Grazie, bene. buon lavoro, Ti un mando un bacione. bacio, Gra ciao cara, ciao, 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 ciao. ciao. Vi ricordo che le linee sono completamente libere, 0773 49 35 26. Buon pomeriggio, sono Erika, con chi parlo? Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ciao, ciao, Scusa un dimmi. attimo, sto mettendo un attimo il cane fuori, se no mi ecco, grazie, scusa un Addirittura. attimo. Se no mi davano. Allora, guarda, io mi Ok. chiamo Marina, piacere di Marina, conoscerti. piacere, Io benvenuta. avrei bisogno di un'informazione. Allora, io ho avuto una storia con una persona per 20 anni, poi per causa di sua moglie, le sue figlie, tutta la famiglia del Mulino Bianco, ci siamo lasciati. Volevo sapere se vedevi un ritorno. Ma è di recente questo averti No, è lasciata? un anno che ci siamo lasciati, poi ci siamo risentiti, ci Ah, volevamo ok. rivedere, poi non ci siamo visti. Un'altalenanza dunque. Sì. Ok. Hai detto 20 anni di rapporto? Però, allora Marina, ti chiedo i dati tuoi, se vuoi omettere il suo nome, mi sta bene, basta avere la data di nascita però. 15960, io 25344, no, ti do anche il nome, non mi frega, si chiama Enzo. Enzo. Sì. Ok, allora Marina, facciamo questa domanda diretta alle carte e vediamo se effettivamente lui è deciso che non vuole più saperne di te oppure si riavvicina. Ok, quando vuoi, certamente concentratissima, mi dai lo stop quando vuoi. Alto, basso, centro. Centro. Allora, Marina, Dimmi. io in questo caso ti dicono le carte che lui sta facendo qualcosa da tempo, poi tra l'altro andando contro se stesso in maniera esemplare. Le carte indicano proprio come lui non ti ha detto tutta la verità. C'è una segretezza rispetto a quello che avviene nella sua vita tutti i giorni, tutti i santi giorni lui si sente colpevole di quello che ha deciso di fare nei tuoi confronti. Le carte ti dimostrano lui che è come se fosse, esagerare nel vagabondaggio, non è così. Lui cammina però su una via che non è la sua. Vorrebbe dirtelo però in fin dei conti la situazione è prettamente una sua colpa. Si sente in difetto. Quello che tu hai percepito rispetto a delle comunicazioni che ci sono state era perché ti stava chiedendo aiuto, cioè ti stava chiedendo resta per me praticamente. Le carte mi rispondono dicendomi che lui non ti ha dimenticata,
Tanto più esiste un suo avvicinarsi a te, però se devo essere schietta in questo caso, nel breve periodo, quindi i mesi che le carte indicano, cioè a me delle effettive certezze, io vedo dei gesti che arrivano, ma che poi c'è un relativo nascondersi ulteriore. Per lui ci sono delle complicanze per quanto riguarda quello che è un rapporto che ha. Quindi si sente come col fiato sul collo, cosa che non dico che non è mai avvenuta, ma è sotto una sottospecie di ricatto. Sì, Quindi lo so. sentirai parlare di lui. Lui si fa notare a te perché la sua preoccupazione maggiore è quella di perderti. Perderti effettivamente, quindi che tu divenga una donna di qualcun altro. Eh Ti beh, fa. certo. Ma ci sta. Certo. Però l'anno nuovo ho delle qualifiche da parte sua differenti. Nel senso che la carta del Papa fa riferimento ad una persona che si avvicinerà a te per dirti le cose come stanno e perché lui effettivamente si è allontanato. Che sia stato il suo volere allontanarsi perché non ti ama più, non è questo il risponso, è stato No, costretto a sono stati farlo. loro, certo. Quello lo Quindi, so, è stata sua moglie con le sue figlie. però la situazione è diventata più pesante e lui in realtà non te ne ha parlato perché qui ci sono dei ricatti effettivi. Io vedo una persona cupa, chiusa, non ha parlato con te. Però sentirà il bisogno No, di farlo. no. La Va ripresa bene. del rapporto non mi spingo tanto a dirlo perché in realtà ho la persona che ama, ma ho comunque la impossibilità a creare delle situazioni favorevoli al vostro rapporto. Bisogna vedere poi più in là, nel prossimo anno, quando effettivamente lui si muove e ti parlerà. Ok? Ok, grazie mille, un bacio, poi ci Un bacio a sentiamo. te, Grazie mille, bacio ciao cara, ciao ciao. ciao. Vi ricordo il numero per parlare in diretta a Facebook 0773 49 35 26. Sì, in più vi ricordo il numero dello studio per chiamarci in privato 0773 49 35 25. Buon pomeriggio, sono Erika, con chi parlo? Ciao Erika, buon pomeriggio, sono Alessia. Grazie Ciao Alessia, benvenuta. Ciao cara. cara. Dimmi pure. Allora Erika, volevo che tu mi aiutassi a capire una cosa. Su una relazione che al momento è chiusa barra pausa. Allora, Ok. questo signore si chiama Paolo, ha Sì? 56 anni ed è un cancro. Va Io bene. sono Alessia, come ti ho già detto, ho 46 anni e sono un cancro. No, si Quello che vorrei capisce. chiedere. Ok. Dimmi. Sì, dimmi, no, non si capisce quello che lui vuole praticamente. Io vorrei chiederti questo: se lui questa relazione ha intenzione di riaprirla, recuperarla, prova ancora qualcosa per me, o se ci ho messo una pietra sopra. Semplicemente questo. Bene, domanda schietta. Alessia, visualizzalo, concentrata. Come se l'avessi di fronte davvero per poterlo sia malmenare o abbracciare, deve averlo proprio lì di fronte. Quando sei pronta, mi dai lo stop. Ok, stop, grazie. Ma di che? Grazie a te. Alto, basso, centro. Alto. Alto. Non vuole la. No, nel lasciarti no, non è proprio il suo intento. Non. Quindi non Poi. la considera chiusa, nonostante insomma siano già diversi mesi che ci siamo allontanati. Allora, guarda, vogliamo andare proprio dritti al punto perché effettivamente le carte di sentimento vengono ad essere incluse all'inizio, quindi non posso assolutamente parlare di un uomo che vuole allontanarsi da te. Anche perché la carta del Papa mi dimostra in avvicinamento quello che è un atteggiamento maturo, ok? Non posso proprio considerare qualche bassezza che lui ha effettuato prima, cioè prima. La trascuratezza è assoluta, soprattutto nella carta della Luna, lui ha indotto te a pensare a cose anche sbagliate, no? Avere dubbio rispetto a quello che lui fa, quello che non fa, perché gestisce male Lui il tra vostro l'altro non rapporto. è un uomo libero, per cui sicuramente delle cose torbide ci sono state, questo sì. Allora, guarda, sono diretta. Le carte fanno riferimento ad una persona che non vuole assolutamente che tu ti allontani. E lui sta per mostrarsi nuovamente, è chiaro nelle carte, quindi la carta del Papa ti indica che sta per avvicinarsi una voce sua più sicura rispetto a quello che vuole nel futuro. Ok.
Dunque, il responso delle carte è aspettati dei gesti, che non tanto nel corso del tempo, perché io in questo caso vedo veramente anticipato anche dalla figura dell'imperatore, la carta del carro, cioè lui lo vedo più sicuro, cioè molto più fermo. Dal momento in cui si mostra, ti dirà quello che sente, ma non è solo una questione emozionale, è proprio una questione che non vuole perderti. Cioè lui, tra le tante cose, sai benissimo qual è stato il divario tra di voi, quindi il peso che ha avuto per te e per lui. Per lui non tieni conto su tanti fattori che effettivamente non sono emersi, pensi che sia superficiale. In realtà lui ha fatto proprio i conti con l'assenza di te, il che cosa significhi averti anche mantenuto a distanza di sicurezza. Ciò che vogliono dirti le carte è che aspetta a fare tu un'azione, perché soprattutto sta avvicinandosi lui, quindi non è necessaria. Okay. Ok, quindi insomma, diciamo anche sul piano di sentimenti sembra che ce ne siano, da quello che mi stai dicendo ancora. La parte sentimentale viene a essere proprio inclusa nell'apertura del mazzo, soprattutto okay, la presa perfetto. Di posizione da uomo saggio. Oddio, dire che lui è saggio, però giustamente mi viene a essere descritto così, ma no, non voglio parlare male di lui. Diciamo un po' più di prima, bravissima. Una presa di potere rispetto a qualcosa che sta perdendo, ecco. Ok, fai diciamo conti un po' con migliorato. La tua assenza. Sì, sì. Poi, nel tempo, insomma, potremmo rifare una stesura qualora lo volessi, per capire effettivamente certo. Qual è il responso anche in riferimento alla sua relazione. Perché quella... Beh, quella è tutta una questione più complicata. Io volevo solo capire, visto che è passato del tempo e sembra sempre che lui ti voglia riavvicinare, non lo fa mai. Ormai sono passati 5 mesi, ho detto vabbè, cerchiamo di capire. Sì, però è sempre lì dietro l'angolino, capisci? Via. Invece no. No, non ti cestino. Va bene. Erika, okay. Io ti ringrazio molto. Grazie a te, Alessia. Ti auguro te, una ti buona un giornata e buon lavoro. Grazie ancora. Ciao, cara. Ciao. 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 Vi ricordo che il primo consulto presso di noi è sempre gratuito. Basta fare lo 0773 49 35 25. Buon pomeriggio, sono Erika, con chi parlo? Sì, ciao Erika, mi chiamo Marta. Marta, ciao cara, benvenuta. Ciao, grazie. Dimmi, grazie tesoro. Ma figurati, ascolta, grazie a te di aver partecipato. Dimmi. Ascolta, io ho 39 anni, sono del segno del toro. E sono single da, sì, sono single da 10 mesi. Ok. E volevo sapere se ci saranno delle novità in amore nei prossimi mesi, almeno positive. Allora, quindi la domanda non è riferimento a qualche soggetto, ma solo ed esclusivamente su di te, vero? Sì, esatto, esatto. Facciamo una stesura su quel che ti devi aspettare. Esatto. La cosa fondamentale è pensare in questo caso alla domanda che tu poni nelle carte, quando sei pronta mi dai lo stop. Ok. Stop. Alto, basso, centro, Marta. Alto. Oddio, allora, in questo caso le carte mi dicono da dove si parte. Profondamente si tratta di un periodo che devi dedicare esclusivamente a te. Qui non si tratta di leggi, ma di consigli. Allora, vedo un animo... Allora, lasciamo perdere il fatto che sicuramente la delusione, no? Tu vieni fuori da una relazione, si capisce che ancora, dopo 10 mesi, esiste questa tua tristezza, dolore di più, perché c'è il 10 di spade. Capisco perfettamente da queste due carte che sono molto pesanti per quanto riguarda quello che è, come se tu avessi subito più che altro un castigo, in riferimento a quello che è avvicinabile a un'autostima che è stata intaccata. Allora, come consiglio spassionato c'è, ma esiste anche un tuo comportamento che le carte mi fanno notare, che non ti adoperi ad accontentarti di qualunque persona, perché in questo caso, se io vado a ritroso nel tempo, non posso dire che non ci sia stato qualcuno che si sia intromesso, anche semplicemente per richiedere a te un caffè, un'attenzione, così. È successo. Sì, sì. Nessuno che fa la differenza, ma ci sta pure che uno prenda del tempo. Bene, il consiglio delle carte è non aver fretta, soprattutto perché se io vado oltre quello che è non l'anno, però il mese di novembre,
mi viene a essere garantito la presenza di una persona molto precisa nelle carte, che posso dirti non essere completamente nuova, sai? Che sia il ritorno dell'ex te lo escludo perché non si tratta di ritorni qui, si tratta di una persona che tu conosci anche se in maniera blanda, quindi una conoscenza più che altro superficiale, il viso, ecco, tu quando vedrai questa persona che si mostra ben disponibile verso di te, capirai di chi stiamo parlando. La carta successiva mi dimostra che tu effettivamente nel breve periodo no, ma se mi concentro a guardare quello che accade nel prossimo anno, vedo la tua vittoria. Il 2 di coppe è la carta che parla di una frequentazione, un inizio di questo qualcosa, soprattutto per iniziativa ampia, descritta, cioè, da parte dell'imperatore, quindi un uomo che si adopera per te. Oltre l'anno però qui siamo. Oltre Non l'anno. oltre l'anno, quindi la quiete per te viene a essere sottolineata perché comunque qualcuno si avvicina. Certo, sei tu a decidere Bene. chi ti piace o chi no, però in questo frangente, Certo. tenendo conto ottobre-novembre, non arriva nessuno che abbia la qualità di distogliere l'attenzione rispetto a quello che anche è una nostalgia del passato. Ok? La carta del Capisco, capisco. Le carte sono positive andando verso la primavera, se cioè, proprio dobbiamo essere sinceri, sì. La Ho primavera capito, vedo capito. la rinascita completa perché c'è la carta Con una dell'asso di persona coppe. che già io so che ci hai già visto, non è una persona completamente nuova, mi stavi dicendo. Praticamente sì. Guarda, qualora Bene. volessimo ampliare questa veduta, hai la possibilità, se non hai mai chiamato, di fare un consulto gratuito presso di noi, anche privatamente. Basta cambiare l'ultimo numero con invece che il 6 mettere il 5. Grazie, cara, Io grazie mille. Ti sto mandando un ringrazio te. bacione, ti auguro una buona giornata, Altrettanto grazie. tesoro, un A bacio. presto, A ciao, un presto, ciao bacio, cara. grazie, Ciao. ciao. Vi ricordo sempre il numero per chiamarci in diretta Facebook 0773 49 35 26. E in più il mio numero per chiamarmi in privato 0773 49 35 25, che poi non è il mio, è di tutti. Buon pomeriggio, sono Erika, con chi parlo? Buon pomeriggio Erika, sono io Erika, mi Ciao chiamo come caro! te. Ciao! Grazie di esserci anche tu in questa diretta. Dimmi pure, in cosa posso esserti d'aiuto? Volevo sapere, diciamo, un po' la mia situazione sentimentale nei prossimi mesi, soprattutto per una persona in particolare. Ok, quindi è una domanda che tu fai in riferimento ad un soggetto preciso. Diciamo, questa persona è un mio amico. Però, Ok. diciamo, c'è stato qualcosa in più, si tratta comunque, ci siamo baciati, perché comunque tra di noi c'è l'attrazione, diciamo, fisica. Va bene, tu hai denotato questo e c'è stato di recente, vero? Qualche mese fa, più o meno. Vabbè, ok, quindi non è un passato remoto comunque, è qualcosa non fresco Ti do la fresco. sua iniziale Sì? e la sua data? Sì, magari. Allora, lui esce ed è nato l'8 dicembre del 94. Va bene. Quindi è Sagittario. 8494. Sì, 94, sì, Ok, a avevo capito 24 anni. bene. Sì. Mentre tu, Io Erika? invece 30 ottobre del 97. Sei giovanissima. Sì, adesso Allora. Allora, Erika, vediamo. S? sì, Hai detto quello che S? comunque vorrei sapere Sì, no, è perché ti un sento po' quello pure. che succede, perché lui mi ha chiesto più volte di uscire, io non l'ho preso mai sul serio, perché comunque questo ragazzo piacciono in generale molto le donne, Vediamo le il riscontro che ho ragazze. È nei un tuoi po'... confronti. Sì, è perché mi si è allontanato, perché ho notato un allontanamento Va da bene. parte sua. Guarda, concentrati sulla sua figura. Mi Sì. raccomando, più concentrata sei, più le carte ti danno dei responsi validi e soprattutto di più. Quando sei pronta, fermami. Basso. Alto, basso, centro. Basso. Allora, l'apertura mi dice che c'è un isolamento, la carta dell'eremita, dettata da ostacoli, non uno solo, un muro. Allora, l'asso di spade in questo caso non è che lo metti tu, punto, è anche lui,
a innalzare questo muro nei tuoi confronti, ma soprattutto perché non ha saputo ben reagire in riferimento a quella che è la tua azione. Allora, in effetti è più giusto che io apra tutto e ti dica, perché questo è solo il punto dalla quale si parte. Allora, beh, lui non è una persona che vuole prenderti in giro, assolutamente no, perché tu mi compari come la sua regina, addirittura la regina di Venari che va ancora di più a dare ricchezza e valore a quello che è la descrizione. Se dovessimo descrivere te attraverso questa carta, che poi in realtà è il modo in cui lui ti dipinge nella sua testa, metto veramente in chiaro che lui è innamorato. Ora, tu fai riferimento a come se ci fossero delle interferenze, delle donne che possono intrufolarsi nel vostro Perché io so rapporto. che lui comunque si frequenta da un po' con una ragazza. Attenzione però, perché si può dire che lui abbia effettivamente delle comunicazioni in attivo, questo sì, assolutamente non lo escludo, ma che tu sia la sua priorità, questo anche non è da escludere. E tra l'altro, quello che è accaduto, questo silenzio che esiste. Carta dell'eremita è una carta dritta, quindi anche se ha un significato di una persona che si esclude, si riferisce anche a una riflessione acuta che sta avvenendo in questo momento. Quindi per lui è fondamentale ripartire e ricongiungersi a te in maniera tale da essere molto più capace. Cioè lui ha proprio bisogno di questo periodo, che poi tra l'altro sta per terminare, questo periodo nella quale lui è fermo. Avrebbe bisogno di certezze da parte tua, questo è vero, che non sono arrivate in maniera esplicita. Lui ha visto più che altro tu che gli fai il muro. Certo, da una parte hai avuto anche ragione, sapendo che ci sono delle eventuali nemiche, chiaramente ti sei messa un po' nell'avere una prudenza spiccata. Hai Soprattutto fatto. perché comunque lui è mio amico, quindi c'era un buon rapporto. Poi, L'ho diciamo. capito, però io qui di amicizia non voglio screditare quello che è il tuo pensiero, però io vedo che lui è andato oltre quei sentimenti, quindi si è sentito anche magari, non voglio dire offeso perché la persona offesa sei prettamente tu, però si è visto ostacolato. Ma nonostante questi ostacoli lui agisce lo stesso, sta per avvicinarsi, lo è proprio ben visibile dalla carta del Fante di Spade, che è la carta del ragazzo che combatte per i propri ideali, la forza, lui che diviene ancora più concreto nel re di bastoni. Praticamente, se andiamo a visualizzare tutto ciò che tu avrai nei confronti suoi nel breve periodo, cambi proprio idea anche rispetto a questa amicizia dalla quale difficilmente riesci a distoglierti, perché ho capito, è normale, si parte da un'amicizia, si ha paura di rovinarla. Io più altro ho più paura perché comunque anche lui mi interessa, però ho più paura proprio perché conoscendolo non mi piace che lui ha queste donne diciamo intorno. Io non sono proprio la ragazza che fa le cose tanto per farle, quindi non mi Ho capito andava quello che soprattutto intendi. diciamo questa cosa qua, non mi andava. Ma di fatti le carte non ti indicano che è il caso di fare tu dei gesti, è lui che arriva a te. È da lì che poi prendi dimestichezza anche tu con la situazione. Quindi aspetta che sia lui a mostrarsi disponibile, non gli devi dare nessuna certezza in questo caso. È lui che rimuove l'ostacolo, però ho voluto sottolineare che c'è effettivamente questo. Quindi lui diciamo fa qualche passo di nuovo, si avvicina perché si è Sta per allontanato, avvicinarsi. non mi contatta più, non mi vede più le storie, come se si fosse offeso, non lo Tesoro, so. però questa cosa capisci che è anche un modo per farsi notare in maniera indiretta, cioè non è casuale. Ti ripeto, l'avvicinamento da parte sua è proprio una volontà, cioè che io vedo di fronte a me, perché tu sei la sua priorità. E cioè, sì, effettivamente puoi screditarlo, ma fino a un certo punto. Ti ringrazio tanto, Sì. Io Erika. ringrazio te, tesoro. Quindi Grazie basta, sei infinite. bravissima. Buona giornata e buon lavoro. Ti Grazie infinite, ci ringrazio. sentiamo Sei presto stata se sempre vuoi. un servizio. Grazie cara, eh. Ciao. Ciao. Grazie a te. Ciao. Vi ricordo il numero per chiamarci in privato 0773 73 49 35 25. Buon pomeriggio, sono Erika, con chi parlo? Con Isa, buon pomeriggio. Ciao, Isa? Sì, Isa. Niente, Ok, perfetto. Benvenuta in linea, Isa. Dimmi pure. voglio sapere di una storia finita da parte sua, praticamente ha messo lui lo stop. Voglio sapere se torna.
Allora, ti chiedo i dati. Ti ripeto comunque come faccio con tutti, essendo una diretta Facebook, qualora volessi mantenere la privacy, a me basta l'età e il segno della Sì, allora, persona. Perfetto. io ho 40 ariete, lui 50 pesci. Ok. Allora, visualizzalo, concentrata su quest'uomo, segno pesci, 50 anni. Nei tuoi confronti, soprattutto perché c'è chiusura e vuoi capire, non tanto la motivazione, spero che ti abbia dato le motivazioni, ma se lui vuole mantenere questo distacco. Ok. Isa, quando vuoi. Alto, Top. basso, centro. Alto. Allora, qui effettivamente è un quadro particolare e soprattutto di blocco, nel senso vero del termine, perché il 4 di spade fa vedere una persona stesa. La carta successiva fa notare quello che è un discorso rispetto a anche un arrendimento, perché lui sì, si è arreso a quel qualcosa che considerava importante. Posso dirti francamente che tu non sei stata rimossa completamente, nella maniera più assoluta, però, e questo non è un contentino che ti si dà perché mi compare la carta del Fante di Denari, che comunque al dritto ha un significato e un valore sentimentale, però scredito lui per quanto riguarda la presenza della carta della Luna, soprattutto rovesciata. Perché fa notare qualcosa che si mette ancora di più nel buio, quindi ci sono troppe carte che in un presente imminente, non mi danno la qualifica di un uomo che sta avvicinandosi. Anzi, Quindi peggiora la sua situazione perché nei tuoi confronti non viene a essere dato la presenza, addirittura vedi, il fatto di vedersi lui come fallito non rende possibile un avvicinamento. Cosa che posso notare nella stesura, andando però oltre quello che è quest'anno, è che lui avrà il cruccio, come la voglia di sentirti, di ripristinare quello che lui francamente pensa di aver già perduto. Oltre la tua fiducia, ma lui ha perso proprio quella capacità di farsi, di essere partecipe anche di un rapporto. Quindi non ha il giusto potenziale per affrontarti e per ripristinare il rapporto adesso. Dunque lui è come se posticipasse la cosa a data da destinarsi e questo introduce, ovviamente di fronte a me, l'incapacità di un uomo che non riesce a fare i conti con quello che in realtà sente. ho capito, quindi tu mi stai dicendo che per adesso lui non torna. Guarda, è una tempistica che effettivamente sono schietta, non ho una realizzazione nel breve periodo, quindi escludo l'anno che è in corso, Quindi. assolutamente. Poi ci sono dei piccoli cenni, dei segnali, qualcosa che ti arriva, quindi non c'è proprio tabula rasa, ma neanche questa volontà eccessiva di un uomo che mi aspettavo, perché magari effettivamente, stando al fatto che lui è immobile, ok, poteva essere solo una situazione temporanea, in realtà esiste anche successivamente. Beh, Quindi volendo non. vedere quale sia effettivamente qual è il motivo, si capisce. È scarso di potere, chiaramente manca di volontà. Però, Manca di volontà, quindi. volendo fare una stesura più in là, quando vuoi, senza nessun obbligo, anzi, ti ricordo se nell'eventualità tu non avessi mai fatto e usufruito del primo consulto, qui è gratuito. Quindi puoi Sì, chiamarci privatamente, grazie. potremmo fare una stesura che ha a che fare anche con quello che, non tanto quello che tu desideri, ma quello che a livello introspettivo suo gli nega di fare dei passi in maniera immediata. E si perde in un tunnel. Guarda, vedo sentimenti, ma vedo un suo essere troppo complesso che non gli permettono queste cose di avvicinarsi adesso. Ma in un futuro ho qualche speranza. Si tratta di piccoli segni che io vedo, però ti rammento il fatto che si tratta comunque di un discorso che va al di là di un tempo breve come 2 mesi. Breve, e comunque per te è lacerante, lo so. Però Infatti. oltre i 2 mesi ci sono dei segnali, ma e anche ricadute. Vedi, per questo sarebbe positivo andare a rivedere, perché la ricaduta mi viene a essere data nuovamente da parte sua.
ricaduta nel senso che magari... Può riavere un silenzio dopo che lui, anzi, l'emo può riavere, lo riavrà, perché qui abbiamo proprio il dettaglio di una persona che si riavvicina in maniera da non essere proprio pronto ancora una volta, e la ricaduta c'è. Per questo ti rinvio magari a rifare uno senza obbligo, ti ripeto, perché la situazione è complicata, ma non si dà dalle carte, non riesco a proprio a definire una conclusione assoluta, ok? Ho capito, quindi non, diciamo, una fine proprio non te la dà la carta. Non c'è, più che altro vedo un'altalenanza pesante. Ecco, lui sa di dovere, non compie, gestisce male il tempo, lo perde e di nuovo ricade. È da lì che poi mi si blocca un po' tutto, perché siamo andati troppo lontano, capito? Bisogna fare una domanda ulteriore, però in questo spazio per me mi è impossibile. Va bene, io ti ringrazio tantissimo. Io di più. Grazie. È stata carina. Vale, ok, vale. Buon pomeriggio. Ciao, vale. Cara, ciao. In questo momento io sto per concludere la trasmissione. Vi ricordo l'appuntamento pomeridiano già da domani alle 16 con Monia. Monica. Sì, perché... Beh, la maestra si ricorda sempre, quindi ok. No, con Monica. E niente, vi ricordo il numero per chiamarmi privatamente, per chiamare privatamente i miei colleghi: 0773 49 35 25. Scusate il mio sbagliare ogni tanto, vi ringrazio immensamente, vi rimando alla prossima. Un bacio.